Val Pineto, il derby del Mariani Pavone contro l'Avezzano. La formazione di Racchini batte di misura i biancoverdi del neotecnico liguori grazie ad un gol del capitano Alfonso Pepe, nonostante l'inferiorità numerica dal settimo della ripresa per l'espulsione di D'Angelo. L'Avezzano regge un tempo ma non riesce mai ad essere veramente pericoloso. Entrambi i tecnici confermano in toto le formazioni schierate domenica scorsa, solito 4-3-3 per Racchini con a quadro che vince il ballottaggio con l'ex Bianciardi a centrocampo, 4-2-3-1 per Liguori con Gaeta terminale offensivo supportato da De Costanzo, Traditi e Diop. Gara equilibrata in avvio, primo squillo al quarto d'ora, a quadro mette in mezzo sponda di Speranza e Sissé che non aggancia sul secondo palo. Episodio d'Amo Viola al 22esimo, Pippi raccoglie il traversone, anticipa Fanti e Magri in chiusura e lascia partire il pallonetto che Brunetti salva sulla linea tra le proteste dei locali che vorrebbero il gol, ma il direttore di gara Valerio Bogliacco della sezione di Bari lascia proseguire. Col passare dei minuti il Pineto cresce e spinge in avanti mentre l'Avezzano si difende e cerca di ripartire senza però riuscire a pungere, anzi alla mezz'ora è ancora il Pineto a sfiorare il vantaggio con un'azione personale di un mobile Sarrizzu che si accentra e fa partire il sinistro provvidenziale, la deviazione di Magri in calcio d'angolo con la sfera che termina fuori di un soffio. In avvio di ripresa, brutta tegola per il Pineto che resta in 10 per un'ingenuità di D'Angelo che nel tentativo di correggere in porta la traiettoria della conclusione di Sarrizzu prende la sfera con la mano rimediando il secondo cartellino giallo e la conseguente espulsione, costringendo così il Pineto in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo. Ma nonostante l'uomo in meno è ancora la formazione di Racchini a produrre gioco con un Avezzano in difficoltà che non riesce a farsi mai vedere dalle parti di un inoperoso Sciba e al quarto d'ora la formazione di casa sblocca il risultato con l'incornata vincente di Capitan Pepe sull'angolo di Amadio che vale l'1-0. La reazione dell'Avezzano tarda ad arrivare ed è inconsistente. Al 32esimo il tiro cross del neoentrato Quadrana che termina sull'esterno della rete è la fotografia di una domenica sbiadita per i colori biancoverdi. Al 39esimo vara i correttivi liguori, fuori un difensore di Giacomo, dentro una punta Franchi, ma l'inerzia della partita non cambia con l'Avezzano che non riesce a produrre occasioni. Al 40esimo c'è tensione sulle panchine, a farne le spese è il vice di Racchini di Giannatale che viene allontanato dal direttore di gara. Ultimo sussulto in pieno recupero per Alessandro che, lanciato da Amadio, si fa ipnotizzare da Alonzi che aveva preso in corsa il posto dell'ex Fanti tra i pali della porta avezzanese. Dopo 6 minuti di recupero gioisce il Pineto per la terza vittoria consecutiva ottenuta in campionato dopo l'avvento di Racchini, con i biancazzurri che domenica prossima ospiteranno l'Avastese per il secondo derby casalingo consecutivo. Si lecca le ferite invece l'Avezzano che subisce la seconda battuta d'arresto nelle ultime 3 gare ed è chiamato a fare decisamente di più se vuole tirarsi fuori dai bassi fondi della classifica e domenica al De Marsi arriva il Matelica. Mister Paolo Racchini, quarta vittoria consecutiva per il Pineto se ci consideriamo anche la vittoria in Coppa, dunque un buon ruolino di marcia, tra l'altro oggi una vittoria anche sofferta fino a un certo punto ma soprattutto meritata anche perché siete rimasti in 10 all'inizio del secondo tempo. Sì, molto importante, i ragazzi adesso giocano con fiducia e ovviamente i risultati arrivano. È stata una partita non semplice, però sotto controllo secondo me per 90 minuti, nel senso che non abbiamo subito un tiro in porta, quindi sia in 11 che in 10, quindi questa è la cosa che a me è piaciuta di più della squadra. Insomma, nel primo tempo abbiamo controllato, abbiamo avuto qualche situazione per passare in vantaggio, poi ovviamente nel secondo tempo si è complicata la partita, però devo dire che veramente uno spirito di sacrificio importante da parte di tutti, abbiamo fatto gol e poi abbiamo tenuto il risultato. Io da allenatore devo dire che sono molto contento. Le due battistrada però non perdono un colpo, insomma il Pineto ci prova a stare lì. Ma noi non dobbiamo guardare avanti, noi dobbiamo pensare al nostro percorso, veniamo da 3 vittorie consecutive e dobbiamo continuare così. I ragazzi oggi hanno tenuto il campo in modo esemplare, con le distanze giuste tra i reparti,
e quindi quello che mi interessa a me è questa cosa qui, insomma. Poi il Pineto sa dove deve arrivare e strada facendo sono convinto che con il lavoro ci arriveremo. Ultima domanda a proposito di percorso: adesso il Pineto avrà un trittico di partite dopo le quali molto probabilmente si capirà veramente che tipo di campionato potrà fare. Sì. Però pensiamo a quella di domenica, una per volta. Abbiamo una Vastese che ha perso in casa, una squadra con giocatori di qualità, quindi un'altra partita non semplice. Però cominceremo da martedì a pensare alla Vastese, ovviamente ci godiamo questa vittoria e da martedì si azzera tutto e ci si prepara al massimo per affrontare la seconda partita casalinga. Abbiamo visto una formazione un po' in difficoltà nonostante la superiorità numerica, soprattutto davanti non sono state create grosse occasioni. Che cosa non ha funzionato? Io ho visto due partite oggi, sinceramente. Sono primo tempo, sapevamo che avevamo una squadra che comunque nei duelli potevamo sicuramente perdere qualche duello. Quando perdi l'uno contro uno è normale che si crea la superiorità numerica per la squadra avversaria e quindi gioco forza di abbassare, però nel primo tempo penso non abbiamo rischiato tanto, penso che siamo ripartiti 2 o 3 volte, penso che abbiamo fatto delle buone cose con Ibra, che abbiamo fatto delle buone cose con De Costanzo sulla sinistra, qualche palla l'abbiamo sicuramente sprecata per la fretta, però fino a quando non ci hanno fatto male su una palla inattiva non ho visto una squadra in difficoltà. Abbiamo comunque giocato contro il Pineto che c'ha la miglior difesa, il motivo ci sarà. Il problema secondo me nasce nel momento in cui devi cercare di pareggiarla, qualcosa devi concedere. Abbiamo cercato di metterci con più attaccanti possibili, cercando di non disequilibrare la squadra, ma a un certo punto lo sapevo che potevamo prendere qualche ripartenza, ma se volevamo pareggiare dovevamo rischiare anche di perdere 2 volte, 2-0 senza problemi. Nonostante la superiorità numerica, però nel secondo tempo vi siete un po' persi. Sì, infatti è questo il dato negativo, una squadra che gioca 11 contro 10 ti aspetti che provi a fare qualcosa di più, invece è una squadra che non ha avuto nessuna personalità e nonostante mi sia piaciuta in qualche singolo, però il calcio è fatto di gruppo, è fatto poi di momenti in cui il singolo impone il proprio gioco, la propria caparbietà, la propria tenacia, e questo non è accaduto oggi. Diamo anche il tempo al nuovo allenatore di costruire, insomma, il gioco di questa squadra. Sta lavorando su questi ragazzi da una decina di giorni, com'è il rapporto con Liguori? È cambiato totalmente lo spirito nello spogliatoio, una squadra viva che risponde bene alle direttive del mister. Resta però che appunto questa squadra deve essere un po' corretta, mi auguro che riesca a fare punti importanti da qui al 30 di novembre, poi sicuramente metterò mano al mercato di riparazione andando a cercare dei giocatori soprattutto nel reparto dalla tre quarti avversaria in poi che possano rafforzare una rosa che senza un terminale offensivo importante non può fare punti.